L'ho conosciuta molto bene perché, come posso dire, è stata la mia maestra addirittura. E Maria aveva una caratteristica molto curiosa, quella anche che la rendeva un personaggio particolare, perché aveva, avete presente l'immagine di Maria, le fotografie, un'immagine molto antica, no? Di donna molto ottocentesca quasi, di un'altra epoca rispetto a noi, i capelli sempre tirati qui con una crocchia, Sì. non quella che si chiamava coda di cavallo, che era moderna, no, lei aveva proprio una crocchia di capelli come c'aveva ma neanche mia nonna, e poi era vestita sempre in modo molto austero, insomma, ecco. E invece era una donna modernissima, con un pensiero, un atteggiamento e un modo di far politica molto moderno. Studiava alle scuole rurali e viveva al casaletto in un'ex casa da gioco. Intorno a questa casa c'erano una serie di campi agricoli, perché il casaletto era una zona dove vivevano contadini che coltivavano le terre del clero degli istituti religiosi romani. Una sera le donne dei contadini dissero a mia madre: Mariuccia, domani mattina, quando sorge il sole, ti veniamo a svegliare, fatti trovare vestita. Dalla mattina arrivarono queste contadine, le bussarono alla finestra e uscì insieme a loro nella notte e andarono in mezzo ai campi. Il primo momento in cui queste operaie braccianti ebbero verso di me un atteggiamento di chiamarmi ad una certa consapevolezza fu quando venne fucilato Schirru al Forte Bravetta. Loro mi dicono: Mariella, domattina alzati all'alba, fucilano Schirru. Mi sono alzata all'alba. Potevo avere 11 anni, 12, non so. All'alba le donne si misero in ginocchio. Poco dopo il sorgere del sole sentì una scarica di fucileria. Lei vive attraverso le emozioni dei braccianti, dei lavoratori della borgata, ed è un racconto bellissimo, non solo per l'emozione, ma proprio per come lei riesce a mettere in parole un momento così drammatico. Quindi mi affascinava questo suo gioco, insomma, questa sua tensione fra l'avere molto da raccontare, saperlo raccontare e non voler comparire. Loro stavano già al lavoro nell'orto. Esco di casa e trovo di sotto questi uomini e donne che aspettano lo scoppio delle fucilate. Si sente benissimo il crepitio dei colpi. Le donne si inginocchiano e pregano.
Gli uomini bestemmiano. E mi è rimasta per tutta la vita impressa questa scena. Scena che poi, certo, ho rivisto al funerale di Togliatti, le donne che si facevano il segno della croce, oppure nel primo corteo alle Ardeatine, le donne che recitano il rosario in pellegrinaggio, a piedi, da Porta San Paolo fino alle fosse Ardeatine. E lei diceva, fu una delle mie esperienze giovanili che mi marcarono di più. E posso capirlo bene, il grandissimo rispetto per la vita umana che aveva mia madre. . 28 ottobre 1931, nono anno dell'era fascista. Michetti Maria, composizione. Raccontare il significato del 28 ottobre e dire quali opere fasciste hanno reso più grande la città di Roma. Oggi ricorre il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. Mussolini, fondati i fasci di combattimento, mosse verso l'urbe perché capì che chi regnava allora conduceva la patria alla rovina e invece egli la voleva gloriosa e temuta. Mussolini vuole che si lavori e che la patria sfrutti le proprie ricchezze. Per questo ha voluto che si coltivi più grano che sia possibile e per fare ciò ci volevano più terre ed egli, facendo bonifiche nel Lazio, nell'Abruzzo e nella Toscana, le ha ottenute. In questo giorno il nostro pensiero deve andare a colui che ha fatto dell'Italia una nazione grande e gloriosa. Dimmi di chi son le tue carezze, di chi son le dolci ebbrezze, ed il tuo amore. Dimmi a chi doni folli baci, a chi dici tu mi piaci. La storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Persona che non amava parlare di se stessa, amava molto parlare delle persone che aveva conosciuto e delle esperienze che aveva vissuto. L'altro tratto era una grande coerenza politica, culturale e morale. Stiamo parlando di giovani che vengono da famiglie certamente non sostenitrici del regime e che nel corso degli anni 30, attraverso esperienze scolastiche, maturano un distacco. La generazione che ha fatto la resistenza a Roma è una generazione di gente che aveva sino a 90 anni e questo a me pare sempre importante ricordarlo, perché noi parliamo sempre dei ragazzi di Salò e i vecchi partigiani. In realtà c'erano i vecchi arnesi del regime fascista e questi ragazzi nuovi. No? Marisa Muso aveva 17 anni, insomma, e Carla Capponi forse ne aveva 20. Insomma. Gli anni che vanno dal 38 al 42 sono gli anni in cui lei prende coscienza profonda della repulsione nei confronti del regime fascista. Quello che rompe questa situazione per mia madre sono le leggi razziali del 38. Mia madre aveva in classe alcuni ragazzi al Visconti, al liceo Visconti di Roma, alcuni ragazzi di religione ebraica, improvvisamente spariscono dalla classe. E mia madre vive questa come una violenza inaudita.
Al liceo condivide il percorso culturale che poi fu di tante altre persone. Ho avuto la fortuna di frequentare il Visconti e lì mi succede una cosa molto strana. I professori che io ho sono antifascisti, ma portano la cimice. Il professore mio, Guido Gigli, allievo di De Ruggero, porta la cimice, però non vuole darci testi di filosofia. E ci detta lui la filosofia, se vuoi alla crociana, ma con uno spessore serio, critico. C'era il professore d'italiano, Cirillo Berardi, violentemente anarchico e antifascista, quindi sai allora. E lì c'è Don Primo Vannutelli, che tutti sappiamo che è un antifascista, un personaggio incredibile, eccezionale. E poi lì ho due professori di storia dell'arte, Mario Rivosecchi, più anziano, e Raffaele Persichetti, che muore a San Paolo l'8 settembre. È un giovane, poco più di 20 anni quando venne a farci lezione. Mia madre esce dal liceo nel 1940, va all'università e nei 2 anni dell'università entra in contatto con la cellula dei comunisti. Avevano come nome tutelare Natalino Sapegno. E questa è la prima cesura di mia madre, cioè una consapevolezza di antifascismo che si crea a partire dalle leggi razziali, si rafforza con l'entrata in guerra dell'Italia e poi sceglie il campo in cui battersi nel 1942, entrando a far parte della struttura clandestina del Partito Comunista Italiano. Questi giovani arrivano al comunismo non attraverso una adesione ideologica a priori, ma attraverso l'antifascismo, e invece i compiti che le vengono assegnati sono dei compiti di prendere contatto con i nuclei che erano sparsi nella città e di portare in qualche modo le direttive del centro. Sarà tra le protagoniste, e molte di queste sono proprio donne, anzi direi che la maggioranza sono donne, che organizzavano gli assalti ai forni. E a un certo punto racconta che in questi assalti ai forni le donne, diciamo, più decise, più determinate, erano quelle che avevano i figli. Mi colpiva, per esempio, nel racconto della Resistenza, quando lei parlava dei cambiamenti nel corpo, cosa di cui poi hanno parlato anche altre, ma prima ancora di quando raccontava come lei e le sue amiche, già negli anni 30 in adolescenza, rifiutassero la retorica della femminilità, maternità, fecondità del fascismo e si mascheravano in modo da apparire brutte, dice lei. Quindi questa lunga consapevolezza di genere che anticipa tante cose. Io ho anche paura di ricordare proprio quanto ti abbrutiscono certe sofferenze fisiche. La fame è terribile. Guarda, veramente terribile. È veramente terribile. Ti abbrutiscono perché senti che questo corpo ti pesa, che il corpo esige che tu mangi, che tu non c'hai da mangiare. Diciamo così, per fortuna non lo trovi da mangiare, perché probabilmente saresti disposto a fare anche delle cose non giuste, capisci? A me, durante l'occupazione tedesca, ero una giovane donna, è successo quello che è successo alle compagne dei campi di concentramento, cioè mi si sono bloccate le regole mestruali. Allora, da una parte questo scompenso, perché è un forte scompenso ormonico, ma all'altre mie amiche tornate dai campi di concentramento, so che è successo lo stesso. È una difesa, direi stupenda, del corpo femminile, il quale soggetto a questa cosa non si predispone più comunque alla maternità. Entra nella vita clandestina, relativamente clandestina, nel senso che partecipava alle riunioni, faceva la staffetta partigiana, organizzò l'assalto ai forni, organizzò la manifestazione a Piazza San Pietro. Diciamo, questa è una generazione che in parte trae, diciamo,
punti di riferimento dalla realtà familiare, perché la famiglia di Marisa è comunque una famiglia che non tutt'altro che fascista, quindi quest'area di desiderio di libertà la respirano fin da ragazzi, perché questi non erano ragazzi proletari, questi erano gente, erano studenti dei migliori licei di Roma. E in qualche modo una dimensione, mi viene a dire estetica, di rifiuto della volgarità, della bruttezza, della pretenziosità, della retorica fascista, è parte integrante della loro formazione. E questo vale per parecchie delle figure presenti in questo gruppo. Penso a Maria Teresa Regal, penso a Marisa Muso e alla stessa Maria Michetti, per le quali era importante l'azione, fare qualcosa. A questo punto, finita la fase dell'illegalità, vive in prima persona l'esperienza della costruzione del Partito Nuovo a Roma. I due assi di battaglia di mia madre nell'immediato dopoguerra sono, prima, la battaglia per il riconoscimento dell'invalidità di guerra alle marocchinate. Questa fu una battaglia in cui mia madre si dedicò anima e corpo. Questa vicenda straordinaria del lavoro che ha fatto nel dopoguerra con le donne vittime di violenza in ciociaria, che è un lavoro di cui poi si è persa anche memoria, no? Però una cosa assolutamente straordinaria anche per il modo con cui, diciamo, dovette confrontarsi con il pregiudizio, con gli atteggiamenti della cultura dominante che in qualche modo stigmatizzava le donne vittime di violenza. La seconda era la questione delle borgate. Si batteva per l'emancipazione della donna, era stata tra le fondatrici dell'Unione Donne Italiane subito dopo il dopoguerra, dal 1946, diceva: per poter emancipare realmente le donne bisogna consentirle di avere un lavoro. Per poter avere un lavoro le donne hanno bisogno di servizi sociali. In ottobre 1969 i baraccati del Borghetto Latino occupano due palazzi in Piazza dell'Esquilino a Roma. Con questo gesto, che segue ad altri analoghi avvenuti nei mesi precedenti, la lunga lotta dei baraccati per la casa si arricchisce di una nuova potente arma di pressione. Le occupazioni riportano con forza all'attualità l'urgenza di rendere al più presto operante il diritto di ogni lavoratore a una casa civile e a basso costo. Mia madre nel 1953 diventa assessore alla provincia di Roma, non a caso assessore ai servizi sociali della provincia di Roma, e mia madre entra nella sezione, nella commissione femminile del Partito Comunista, direttamente alle botteghe oscure. L'anno dopo ci sono le elezioni comunali a Roma, 59, mia madre viene eletta in consiglio comunale e lì conosce una persona che per lei ha avuto una grandissima importanza, ossia Aldo Natoli, che era il segretario della federazione. Sono gli anni in cui c'è la battaglia di mia madre e del gruppo comunista, di tutto il gruppo comunista, contro il sacco di Roma, e per il piano regolatore, cioè per condizionare le scelte del piano regolatore del 62. Altra grande impegno di Maria fu proprio quello, in continuità con quell'azione svolta durante l'ultima fase della guerra, quella di promuovere appunto questa azione di riscatto e di emancipazione delle borgate. Maria che si coinvolge con
con i problemi materiali concreti delle donne, con la fame e quindi con queste mobilitazioni delle donne proletarie per andarsi a prendere da mangiare assaltando i forni, no? Quindi questo, questo credo che sia un legame che a tutta questa generazione rimane molto forte e in particolare poi per quelle come Maria, come Carla Capponi, che si sono coinvolte con l'Udi e con l'esperienza delle donne, perché anche lì c'è una dimensione di proprio di fare i conti con le basi della sussistenza, no? con la riproduzione della classe operaia. Che Maria fosse insomma profondamente attenta alle cose di fondo, alla materialità della vita, no? E questo non lo so, mi colpiva proprio nel modo con cui parlava, insomma, mai una fuga nell'astratto, una fuga nell'ideologico, sempre stando attaccate alla concreta materialità delle condizioni di vita, su cui si fondano i rapporti di classe. Insomma. Mia madre venne nominata assessore ai servizi sociali, mio padre ai lavori pubblici. Lì si praticamente fidanzarono e poi decisero di sposarsi. E il problema, mio padre all'epoca era anche responsabile dell'ufficio quadri della Federazione Romana del Partito Comunista. Mi ricordo di Marcello, che era già sposato con Maria quando io l'ho conosciuta, ed era una persona molto gentile e affabile, devo dire. Aveva problemi di salute, questi problemi si sono acuiti col tempo, quindi Maria era molto preoccupata e si occupava molto di Marcello. Marcello era un grande sostegno per Maria e quindi, diciamo, in tante circostanze difficili, anche credo, diciamo, in maniera molto forte, l'ha sempre stimata, ha sempre stimato il suo lavoro nel Partito Comunista, le ha riconosciuto sempre, diciamo, questa capacità come dire, di intuire alcune problematiche, di studiarle, di raffigurarle, di condividerle con gli altri. Quindi lui ha seguito moltissimo, diciamo, tutte le fatiche, gli sforzi di Maria. Pechino, capitale della Repubblica Popolare Cinese. Hotel Pechino, il principale albergo della capitale. Tiananmen, la porta della pace celeste. Il 6 aprile 1959, una delegazione del Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano giunge in Cina su invito del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, capeggiata dal compagno Giancarlo Paietta, membro della segreteria del Partito Comunista Italiano. Essa è calorosamente accolta all'aeroporto dai compagni Peng Cheng e Chen Yi, membri dell'ufficio politico del Partito Comunista Cinese. Siamo nel nord della Cina. I villaggi si fanno numerosi, piccoli e grandi si succedono a ritmo sempre più ravvicinato. La terra appare coltivata. All'aeroporto si scende e troviamo una cordiale accoglienza. Ci sono i compagni cinesi. Dall'aeroporto alla città ci sono 30 chilometri, con automobili che si fermano in mezzo a campi coltivati, pieni di gente che lavora.
si vedono fabbriche, casolari, carri e macchine. La prima impressione è di grande vitalità. Questa impressione si radica entrando in Pechino. Sembra di entrare in un mercato, tanta è la gente che gira per le strade. In un cantiere, tante sono le costruzioni e la gente che lavora. In un asilo, tanti sono i bambini che sbucano da ogni parte. Nella delegazione per ora mi trovo abbastanza bene. Payette è gentile e divertente. Ci ha dato preziose indicazioni preliminari per i colloqui cinesi. Va bene anche con Barca e Boffa. Ghini e Roasio sono gentili a loro modo, cioè molto a distanza. Chiaromonte mi pare un po' chiuso e diffidente. Ma la difficoltà vera, come pensavo e temevo, non è negli altri compagni, ma in me stessa. Sono troppo riservata, taciturna, chiusa. Sto facendo di tutto per adattarmi meglio, per sentirmi di più a mio agio. Non so se ci riuscirò. Eppure non voglio essere un elemento folcloristico o sovrastrutturale della delegazione. Bisognerà che da domani mi sforzi di più. Ci vuole pure più decisione da parte mia. Senza dubbio, questa ci vuole. Allora, noi eravamo a Via della Colonna Antonina. Al secondo piano c'era l'Udi Nazionale, al terzo piano c'era l'Udi di Roma e c'era anche una biblioteca, il centro Elsa Bergamaschi, che era stato organizzato da una delle fondatrici dell'Udi socialista e che erano tra le madri fondatrici dell'Udi, tutte quante. Lei era molto impegnata anche, per esempio, con l'Udi, Unione Donne Italiane. Quindi ci ha tenuto moltissimo, diciamo, a portarmi più volte all'Udi e mi ha invitato in quella circostanza in cui l'Udi ufficialmente si è staccata dal Partito Comunista e si è resa autonoma. E era una giornata di grandi tensioni e anche di grandi aspettative, perché le donne del PC che avevano preso questa, diciamo così, decisione l'avevano fatta proprio per essere più autonome rispetto al Partito Comunista. Quando arrivò nell'82, l'undicesimo congresso in cui si decise di destrutturare, no, questa straordinaria organizzazione dell'Udi e quindi anche di rinunciare a qualunque forma di finanziamento, così come a qualunque forma di funzionariato, no? Perché la filiazione era appunto quella delle donne che venivano dalla resistenza, che venivano dall'antifascismo, che venivano dalla clandestinità, che venivano dal Partito Comunista e dal Partito Socialista. Poi ce n'erano anche altre, perché poi a vedere poi le storie dell'Udi come nascono sono molto più complesse di come di solito le raccontiamo e di come vengono raccontate. Però insomma, comunque la destrutturazione fu fatta e quella che era una grande realtà in cui funzionarie, sedi che erano presenti in tutta Italia finirono per restringersi. Decisero che almeno andava riorganizzato questo archivio, bisognava lasciare una traccia storica e documentale di quello che questa cosa era stata, di come si era articolata in tutto il paese. Vedere quelle carte, che in parte raccolgono anche Maria, Luciana o l'Udi Laboratorio di Politica delle Donne, fa impressione, perché all'inizio loro riuscirono a superare il milione di donne iscritte quando si arrivò al congresso, il primo a Firenze. Uno dei suoi grandi interessi, una cosa di cui parlava continuamente in quegli anni, era il fatto l'archivio dell'Udi. All'archivio dell'Udi lei teneva moltissimo, perché teneva molto a questa sua esperienza dell'Udi, a questo modo loro che avevano avuto di entrare nella storia del movimento delle donne, e poi prima erano tutte le lotte dell'emancipazione femminile e poi il modo di incrociarsi col femminismo, e credeva molto negli archivi, credeva molto nella memoria. Quindi quegli anni era continuamente preoccupata in un continuo
rapporto, trattativa a volte difficile e faticosa per riuscire a trovare una sede, una collocazione dell'archivio dell'UDI. Lei si rivendicava con grande attenzione la complessità delle battaglie che si facevano a Roma e di come queste battaglie avessero un carattere di civilizzazione in questa città di non poco conto, quella dei servizi, per esempio, dell'urbanistica. E poi abbiamo scoperto molti anni dopo che non solo lei, ma anche Luciana Viviani avevano lasciato tra le carte dell'archivio dell'UDI una serie di progetti dove la questione degli spazi collettivi, degli spazi sociali, erano collegati al superamento non solo delle borgate più disastrate, ma anche dei borghetti a Roma, di cui poi cominciamo a sentire raccontare le vicende. Per esempio, lei fu la prima a introdurre che anche l'UDI forse doveva non più chiamarsi Unione Donne Italiane, ma Unione Donne in Italia, perché le donne, da qualunque parte del mondo provenissero, nel momento che arrivavano in Italia, cominciavano ad avere certamente problemi legati alla loro cultura e alla loro razza o religione precedente, ma cominciavano esattamente a doversi misurare con gli stessi problemi con cui si misuravano gli italiani, per il lavoro, per appunto la questione della maternità, il problema degli orari, una serie di questioni che naturalmente in quegli anni, quando cominciò questa cosa, allora c'era ancora per esempio un PC molto attento ai profughi o ai rifugiati politici, molto attenti, perché erano anche gli anni non solo del Vietnam, ma anche gli anni naturalmente o dell'America o dei profughi dell'America Latina. Poi ci sono stati i cileni. Lei non c'era verso, al di là della polemica politica, di tirarla mai su un giudizio critico su queste persone. Cioè, chi con lei aveva fatto le battaglie della resistenza, anche gli uomini, o le battaglie nelle borgate, o le battaglie per i servizi sociali, per lei erano persone comunque indiscutibili. Era tra l'altro una che guardava sempre con estrema attenzione anche al mondo cattolico. Poi le battaglie le faceva tutte, divorzio, aborto, tutte. Ma il problema, per esempio, di quella battaglia e della necessità di farla fino in fondo contro tutte le resistenze parlamentari e di farla mantenendo un asse di attenzione e di riferimento con le donne cattoliche, soprattutto la parte delle morotee, era una cosa molto forte. E la stessa cosa lei l'ha fatto poi successivamente con quella parte del mondo femminista, perché penso per esempio al fatto di come per difendere la legge sulla non solo il divorzio, ma anche la legge sull'aborto e poi i due referendum sull'aborto, come siamo riusciti a far schierare tutte le donne dell'MLD con le donne dell'UDI, cioè la mediazione passava attraverso le donne, perché c'erano referendum come quelli dell'aborto dove se non c'erano le donne, e lei lo sapeva già da prima, non erano certo gli uomini della sinistra a fare la battaglia, salvo alcuni, per esempio Berlinguer e pochi altri. Gli anni 60 furono, come sappiamo, un momento straordinario di rinnovamento della società italiana. All'interno del PC questa questione delle riforme di struttura fu oggetto di un confronto anche molto aspro accanto alla questione della modifica del regime interno di partito. La maggioranza del gruppo dirigente che uscì vincitrice dall'undicesimo congresso, nella realtà lasciò cadere l'intera problematica delle riforme di struttura. Questo nucleo della sinistra
era composto appunto da, diciamo, a livello, diciamo, dirigente, da Rossana Rossanda, Aldo Natoli, Luigi Pintor e Lucio Magri. E poi c'erano anche degli elementi, diciamo, importanti, anche più giovani per certi aspetti, Luciana Castellina e Valentino Parlato, ecco, che dettero vita appunto alla rivista Il Manifesto. 30 novembre 1968. Caro Natta, ieri mattina mi ha chiamata Scoccimarro per ridiscutere le questioni che avevo posto nell'intervento del giorno prima, ma ha di nuovo concluso che non c'è niente da cambiare nel rapporto di attività da presentare al congresso. Avevo detto, infatti, che non concordavo con il tipo di rapporto preparato e che, per esempio, non consentivo con i giudizi riportati nel testo sull'undicesimo congresso, sui gruppi estremisti, sugli avvenimenti cecoslovacchi. Un grande messaggio di unità e di lotta per la pace e per il rinnovamento dell'Italia viene inviato a tutti gli italiani dall'undicesimo congresso. La relazione di Luigi Longo, segretario generale del partito, affronta i temi più scottanti della situazione italiana e internazionale. Quello che successe, che fu un fatto clamoroso, fu che Natoli fece un intervento di grosso dissenso sulla linea del partito e anche sui temi dell'Unione Sovietica, eccetera, eccetera. Era segretario Trivelli, era segretario regionale Berlinguer, che però non mise il naso in questo congresso della Federazione Romana, rimase nei suoi appartamenti di segretario regionale e non si impicciò, almeno ufficialmente. Alla fine c'era stato questo dissenso che, insomma, era inusuale, perché non era abituale che ci fossero dei dissensi così espliciti, così esplicitati. Però nessuno pensava, diciamo, nessuno ha detto allora queste persone devono essere escluse. C'era l'elezione degli organismi dirigenti con un sistema che era un sistema della lista bloccata con cancellature, un sistema particolarmente malefico. Cioè non è che tu dovevi votare per quelli che preferivi ed entravano nell'organismo dirigente quelli che avevano più voti. Tu cancellavi dalla lista quelli che non volevi. Organizzarono la cancellatura di alcuni nomi, fra cui quella di Aldo Natoli, che era una cosa clamorosa, perché Aldo Natoli era un dirigente storico del Partito Romano. Quando c'è la vicenda del Manifesto, cioè la radiazione nel 69 del gruppo del Manifesto, mia madre è ancora membro del Comitato Federale del Partito Comunista, oltre che consigliere comunale a Roma. Mia madre si astiene. Non c'è nessun motivo di dubitare che Maria abbia condiviso le posizioni della sinistra per tutti gli anni 60, anche se la sua scelta, quando si venne alle strette e praticamente gli esponenti del Manifesto furono radiati dal partito, Maria, come molti altri, decise di non lasciare il Partito Comunista. Caro Enrico, la mia esclusione è di fatto l'unica operata nei confronti di una compagna. Considerazione questa alla quale va aggiunta l'altra, che la non conferma in un organismo è atto politico diverso dalla non presa in considerazione di nuove proposte di inclusione. Dal momento poi che, secondo quanto dichiarato dai compagni della delegazione romana componenti della commissione elettorale, risulta evidente che in questa decisione ha giocato un ruolo determinante l'opinione dei compagni, massimi dirigenti del partito e responsabili del lavoro dell'apparato centrale presso il quale sono impegnata da alcuni anni, era ed è mio dovere non sottovalutare la cosa, ma ricercare di essa le motivazioni e comprenderne le possibili conseguenze. Questo esame mi rimane peraltro difficile, dal momento che né durante né dopo il congresso
C'è stato un cenno di assenso alla mia richiesta di conoscere le ragioni di questa decisione, nonostante le mie esplicite richieste. Di tale crisi di fiducia nei miei confronti ho avuto ripetuti segni. Non considero che tutto quanto è accaduto vada attribuito a mera casualità. Ritengo invece che sia l'espressione di un giudizio politico, evidentemente formatosi in modi e sedi che non conosco. È a questo punto che, a mio avviso, si pongono problemi più generali. La crisi di fiducia nei miei confronti, chiaramente manifestatasi, il logoramento da essa derivatone al ruolo che la segreteria mi aveva attribuito, la mia stessa età, non più giovane, chiedono un riesame circa la utilità e la necessità della mia permanenza nell'apparato, che non contraddica la linea del rinnovamento e della qualificazione dell'apparato stesso. Per quanto io ne so molto dall'esterno, Maria ha sempre tenuto comunque buoni rapporti e ha sempre avuto, diciamo, stima personale rispetto ad alcune persone che avevano abbandonato il PC, e questo era un sentimento abbastanza reciproco, tutto sommato. Quindi lei ha sempre avuto buoni rapporti col gruppo che aveva abbandonato. E in casa sua, naturalmente, tutti noi abbiamo conosciuto varie persone del PC, fra cui appunto Natoli, naturalmente, in primo luogo, ma poi anche appunto altri come Paglietta. Perché non fu più riconfermata come consigliere comunale, e tutte le sue straordinarie qualità, veramente qui mi sento di esprimere un giudizio molto critico, non vennero valorizzate più all'interno del partito. Ha un rapporto, diciamo, con la sinistra ingraiana strutturato, che si fortifica. Periodo 66-70 è la seconda cesura nella vita di mia madre. Esce dalla militanza organica nel Partito Comunista, che è stata una sofferenza per mia madre inaudita. Ma la cosa che gli ha dato più fastidio fu il fatto che venisse cacciata Ninetta Zandigiacomo. Quello che io poi sapevo e che si mostra è che Maria era comunque una dissidente. Questa cosa mi piaceva anche molto, perché io tanti anni che ho fatto di militanza politica, sempre militanza di base, sono sempre stata una dissidente, e quindi, diciamo, con i dissidenti mi ci trovavo bene. Roma, 30 luglio 1969. Caro Enrico, da tempo attendo una risposta alle questioni che sono venuta esponendo in una lettera del marzo scorso. Non eludo a questo punto la necessità di chiarire le mie posizioni sulle questioni sollevate dalla pubblicazione del manifesto, dal momento che la mia critica al provvedimento preso nei confronti della Zandigiacomo lo presuppone. A mio avviso non può essere valutata attività frazionistica l'esprimere chiaramente le proprie opinioni sulla politica del partito, anche se esse si distaccano e sono alternative alle scelte accettate dalla maggioranza dei compagni. A me sembra che quando il dissenso viene espresso senza reticenze, non si abbiano ragioni fondate e sufficienti per un'accusa di frazionismo. Più fondata mi pare una ipotesi di frazionismo quando una unità formale, dietro cui resta dissimulato il dissenso, possa essere utilizzata per mascherare anche azioni di gruppo. Con affetto, Maria Michetti. Io allora avevo un mio ufficio sotto la galleria Esedra al terzo piano. Maria Michetti arrivò accompagnata dal mio primo assistente, vero, Corrado Antiochia. Mi colpì subito un viso pallido, affilato, molto determinato. Si parlò e fu un bel incontro. Mi permetta di dire, è stato uno dei più bei regali che mi abbia fatto la vita, l'incontro
con Maria Michetti, che veniva da me per fare la tesi. Una persona già avanti agli anni, come mai? Era fuori corso, bisogna fare la tesi. Due anni la facciamo. Due anni, due mesi. Borsa di studio, ricercatrice. È difficile, molto difficile capire il segreto di una vita, ma mi colpì immediatamente in lei qualche cosa di non comune, che non si trova, e soprattutto non lo si trova nelle persone attive politicamente. Maria è arrivata abbastanza tardi relativamente a sociologia. Noi eravamo allora nella vecchia sede, però ecco, con Maria abbiamo fatto amicizia abbastanza in fretta, insomma. Lei si occupava, quando è arrivata da noi, di scuole, perché aveva fatto da poco la tesi sui percorsi scolastici, i ritardi, gli abbandoni, eccetera, eccetera. Quindi per un paio d'anni abbiamo continuato insieme questo tipo di lavoro. Poi però sono iniziati una serie di lavori che ci hanno portato invece insieme, prima a Valle Aurelia, poi alla Magliana, poi naturalmente il tema immigrati necessariamente, e poi il tema delle donne in sociologia, perché diciamo donne docenti in sociologia eravamo poche all'epoca. Era stufa di fare la studentessa fuori corso, no? E si laureò con una splendida tesi che io ricordo molto bene. Era l'evasione scolastica in due quartieri romani, uno borghese tipo Prati e l'altro invece periferico. Lei era stata nel Partito Comunista Italiano, quello di una volta, quello, era stato consigliere, membro del Consiglio Comunale di Roma, e noi come Istituto di Sociologia vedevamo in Roma il nostro laboratorio sociale ideale. Veniva da questa esperienza che di regola debilita le anime, le persone, un po' le smalizia, non voglio dire che le corrompa, ma certamente, no, niente. Quello che mi colpì subito in Maria Michetti era che si trattava di una persona controcorrente, un'anarchica. Ma non delusa dalla società. Di regola gli anarchici, delusi, minoritari, sono catastrofici, apocalittici, niente di tutto questo. La cosa straordinaria di Maria Michetti è che non era contro la società, ma contro il potere che opprime la società. Secondo punto fondamentale, e questo è un vero contributo, distinzione fra potere e autorità. Il potere schiaccia, l'autorità fa crescere. Augere, no? In latino, auctoritas. E lei aveva in pieno. E devo dire, e mi è capitato fra mano, proprio l'aspettavo, avere questo testo, che è il primo volume di tre volumi, studi sull'autorità e il potere. Qui c'è un suo lungo saggio, dove Maria Michetti non solo distinguere fra potere e autorità, ma spiega perché in Italia il potere è ancora vissuto come potere personale, perché la concezione ancora oggi prevalente del potere in Italia, a livello politico generale, ma a livello aziendale, a livello familiare, è visto il potere concepito come un appannaggio personale da sfruttare, una proprietà privata, invece che una funzione razionale e collettiva, un servizio. Questo è stato il grande contributo originale anche di Maria Michetti, e devo dire che da questo punto di vista c'era in lei una freschezza di impostazione che era meravigliosa. Parlando con lei non c'era soltanto la cultura libresca, c'era invece la limpida concezione, valutazione di che cosa. Questa era una vera politica, e ce ne sono pochi. Analisi delle forze in campo e rapporti di potere. Si fa, non si fa, per chi, contro chi, per che cosa, contro che cosa. Erano gli anni in cui veniva fuori questo tema degli immigrati, se vi ricordate, e noi abbiamo fatto le prime ricerche sugli immigrati, credo che sono uscite su Roma.
parlando con la gente, come abbiamo sempre fatto. Quindi andando in giro, per esempio per Roma, soprattutto i pressi della stazione erano inevitabilmente interessati da questo fenomeno. Piazza Indipendenza, la gente dormiva nei giardinetti, dove doveva dormire, non c'aveva altre possibilità. Quindi voglio dire, li trovavi volendo e ci potevi parlare. Quindi noi abbiamo fatto tantissima ricerca all'epoca. Siamo andati fino, mi ricordo, a Ostia Nuova, quindi abbiamo fatto interviste in tante aree di Roma. Ecco, Maria soprattutto si è occupata dei primi cosiddetti rifugiati, dei richiedenti asilo. Quindi, per esempio, lei ha seguito moltissimo la questione dei polacchi che venivano in Italia, perché all'epoca si riteneva che andassero ospitati fino a che c'era la sentenza in merito. Maria Michetti non scriveva i libri, non scriveva saggi, no. Viveva i problemi, li risolveva. Aveva una mente che districava, tagliava, semplificava, vedeva il groviglio e lo risolveva. Questo era, devo dire, che è una qualità che in Italia non ho quasi mai trovato. Non solo risolveva i problemi, non solo non creava problemi, e noti bene, la risolveva la situazione, non amore mafioso, non con le conoscenze personali, ma con la conoscenza. Devo anche dire poi un aspetto meraviglioso suo, in questa società italiana, soprattutto in questa, non dico poltiglia, no, non è caso, ma insomma in questo magma romano, era la persona meno familistica, meno legata, cioè lei sa che la società italiana è famigliocentrica e tutti spendono il nome, danno la spintarella gomitata. Maria Michetti non ha mai, neppure quando c'era per lei, io lo so, lo sapevo, l'ho saputo in ritardo, c'erano dei problemi reali che riguardavano la sua famiglia immediata, mai lei in qualche modo mi è sembrata, diciamo, legata a questa sorta di paramafiosità familistica generalizzata che è la piaga vera della vita italiana, perché manda avanti la mediocrità e non quelli che non hanno nome ma hanno merito, e la mediocrità si autoriproduce e autoriproducendosi in qualche modo non solo abbassa tutto il tono della vita civile, vita culturale, vita politica, ma impedisce, blocca ai veri, ai meritevoli, a quelli che sanno le cose e che comunque hanno coraggio, blocca la loro emersione. È sempre stata fino alla fine di una limpidezza e di una dirittura morale straordinaria. Non concepiva la cultura come ancora oggi la concepiscono in molti, come capitale privato da sfruttare per una carriera accademica. E tuttavia lei ha dato un grosso contributo alla mia rivista, alla Critica Sociologica. E devo dire che la sua assenza si fa sentire oggi, ancora oggi. A Via Candia, a Viale Giulio Cesare, che portavamo i mattoni per costruire tutta Roma. Questa qui è la ciminiera, ecco qua. Ce n'è rimasta una de dopo 30-35 fornace di Roma. Una ce n'è rimasta. Ma ce la volete, quanta è bella. Non ce la vogliono, lo sa. E il cimento che piano piano c'è sta a coprire. Ma andiamo, la gente della zona qui non c'è una scuola, non c'è una palestra, non c'è niente. Quando vanno questi ragazzini a giocare? In realtà lei è arrivata quando le ricerche sull'acquedotto Felice, il borghetto Alessandrino, il quarticciolo erano state già fatte.
e non si è inserita sulle nostre ricerche a Valle Aurelia, è lei che ci ha portato a Valle Aurelia, al contrario, perché Maria conosceva tutti a Valle Aurelia e noi non particolarmente. Fra l'altro era una borgata tipica, centrale, a poca distanza dal Vaticano, mentre noi frequentavamo più le periferie lontane. Negli anni 80, agli inizi degli anni 80, abbiamo letto sui giornali che alcuni abitanti di Valle Aurelia si erano incatenati ai cancelli delle case perché non volevano lasciare le loro case. E questo ci ha molto stupito e incuriosito, perché noi avevamo registrato tutta una serie di input diversi, gente che voleva tanto la casa popolare. Quindi siamo tornati a vedere che succedeva e c'era effettivamente un piccolo nucleo di persone che resistevano rispetto alla proposta di passare nelle case popolari. La previsione era di spianare tutto e quindi effettivamente alcuni hanno resistito, in effetti. Chi ha accettato subito, pensando al bene delle persone più in difficoltà, non è stato poi così contento di questa scelta. La borgata si è molto divisa su questo fatto, insomma, molti hanno stracciato le tessere del PC, con grande dispiacere di Maria. Poi alla fine, insomma, poche famiglie hanno resistito alle pressioni, anche perché quelli del comune dicevano che se non avessero accettato in fretta di passare nelle case popolari, l'avrebbero dovuto, diciamo, poi fare per forza in futuro, magari non nella stessa zona, ma chissà dove. Una delle minacce più forti all'epoca era stata Corviale, che godeva di pessima fama al momento. Soltanto poche famiglie hanno resistito e queste hanno vinto la causa contro il comune. È stata una vicenda condotta male. Molti erano felicissimi di avere la casa popolare, quelli che stavano in baracche fatiscenti, che non ci avevano manco la luce, non c'avevano l'acqua in casa, ma c'erano persone che avevano delle ottime case. Insomma, ancora adesso questa storia ha lasciato degli strascichi tremendi. Quello che per me è stata una vera scoperta, per me, aiutato in questo da Maria Michetti, è lei che mi ha portato la Valle dell'Inferno, la Fornace Veschi, la Valle Aurelia, ai piedi di San Pietro, questa cosa. E del resto ci sono dei collaboratori poi come Maria Immacolata Maciotti, che hanno scritto anche un libro poi su questo, sulla distruzione di una comunità urbana. E naturalmente va ricordato poi in particolare tutta l'opera, a parte la Valle Inferno, la Magliana, ma anche proprio all'acquedotto. Oggi l'acquedotto Felice non è più riconoscibile. Oggi si vedono passare col cagnolino delle signore molto per bene, si vede qualcuno che fa jogging, eccetera. Ma la nostra epoca, in quel momento, era l'acquedotto Felice, era una delle baraccopoli straordinarie di Roma, perché univa la miseria di oggi con la grandezza antica degli acquedotti classici e veramente in qualche modo ci dava la testimonianza delle condizioni attuali, delle condizioni in cui versiamo oggi. Ha dato un grande contributo in realtà alla Magliana, che è questo dove noi ricordiamo tutti il centro di cultura proletaria di Gerardo Lüth, vero? Gerardo Lüth era un nostro collega perché insegnava psicologia in quello che all'epoca era il vecchio magistero. A un certo punto la scuola della Magliana, che era in gravi difficoltà, la scuola dell'obbligo, grandi difficoltà perché avevano non i doppi turni ma i tripli come minimo, voglio dire, e quindi funzionava fino alla sera tardi. E la scuola ha chiesto a Gerardo Lüth e a noi di studiare un po' la situazione e capire cosa si poteva fare per migliorare la questione, perché i ragazzi erano molto irrequieti, per cui siamo andati a cercare di capire che succedeva. Abbiamo aperto, diciamo, sotto alla casa di Lüth c'era il centro di cultura proletaria all'epoca. E siamo andati anche in giro tantissimo, naturalmente, per le case, dappertutto. Don Gerardo, qual è la situazione qui? Quali sono i problemi più urgenti di Prato Rotondo? I problemi più urgenti di Prato Rotondo sono numerosi. Sono tutti problemi
i problemi dei proletari, del sottoproletariato anche. Qui è una borgata di baracche che conta circa 300 persone, un po' più di 1000, circa 300 famiglie voglio dire, un po' più di 1000 persone. E i problemi sono i problemi della casa, i problemi dell'igiene, anche i problemi del lavoro. E Maria vedeva con preoccupazione il suo partito lontano e opposto a queste lotte. Io mi ricordo di quando ci fu una grande occupazione di casa, il partito convocò nella sezione un'assemblea degli occupanti e tutti la sala era riempita. Quello che dirigeva l'assemblea non lasciò parlare uno che, perché era di lotta continua. Allora la gente si ribellò e uscirono dal partito cantando bandiera rossa e strappando le tessere del partito. E quindi a queste cose Maria non poteva vederlo senza soffrire, perché stava molto lontano con queste idee di quelle che dominavano la pratica di piccoli funzionari arroganti che venivano a dare le loro direttive qui alla Magliana. Maria era più piccola di me, questo mi ricordo. Sì. Molto arzilla. Una cara decisa e allo stesso tempo dolce, una gran donna. Noi avevamo storie diverse che, e certo, che ci dovevano separare in tutto, ma io non ho mai sentito una differenza, ecco. È come una compagna, una sorella che ho avuto spesso questa sensazione anche con compagni comunisti del Belgio, sì. Di queste persone sincere, oneste, che non cercano il proprio profitto nella politica, ma sono al servizio dei più deboli, dei più esclusi. Che ho visto Maria, ricordo questa immagine di lei che prende la parola nel Comitato Federale e critica Luigi Pedroselli. Questa sua critica mi stupì, ma allo stesso tempo c'era già un messaggio educativo per il modo in cui svolgeva la sua critica, con stile, con rigore. E soprattutto ci incoraggiava la libertà. Ecco, il primo ricordo che ho di Maria quindi è di maestra di libertà. Una libertà che si alimentava proprio di questa tensione creativa, è una tensione creativa tra eresia e appartenenza, no? Cioè un forte spirito critico, ma allo stesso tempo un sentirsi parte di un movimento popolare, politico, collettivo. Con la sconfitta di Vetere si apre nel partito una fortissima discussione che al centro aveva ancora una volta il problema del rapporto con le periferie, del rapporto, perché
soprattutto nelle periferie, cominciava a perdere anche il partito. E io cominciai a fare politica a Roma e lì mi trovai con Maria Michetti, perché Maria Michetti sposò subito la posizione che sostenemmo alcuni di noi, primo fra tutti Piero Della Seta. Piero Della Seta era stato compagno di Maria Michetti al Consiglio Comunale fin dai tempi di Aldo Natoli, mitico capo del partito degli anni 50, nell'immediato dopoguerra, che rappresentava per così dire la sinistra del partito, e tutti e due loro erano esponenti di questo modo di pensare. E io mi ritrovai con loro in questa critica che, come dire, esplose, se posso dire così, si manifestò in modo più nella richiesta che noi facemmo di pretendere un nuovo piano regolatore di Roma. Ecco, e qui Maria Michetti, che pure non era una specialista di queste cose, come dire, colse la portata politica innovativa che questa cosa poteva rappresentare. Gli anni in cui ho avuto un rapporto più significativo con Maria sono stati successivi. Sono stati gli anni dal periodo della svolta in poi. Cioè Maria faceva parte di, come vogliamo chiamare, il fronte del no. Anch'io facevo parte del fronte del no. Quindi abbiamo fatto in quegli anni la battaglia politica insieme. Insomma, sono stati degli anni per certi versi indimenticabili. In quegli anni ci siamo molto frequentati, soprattutto in queste frequentazioni del Comitato Federale di Roma, dove la prima cosa che devo dire è che Maria, che non aveva nessun incarico particolare, era una dissidente, era una persona, insomma, che quando pensava qualcosa non è che la diceva, eh? Però era anche una persona sempre molto rispettata e a cui veniva riconosciuta da tutti, anche da chi non era d'accordo, una autorità morale e intellettuale. Ed era bravissima. Quando parlava Maria Michetti si faceva il silenzio. Pur essendo nota la sua storia, che era stata sostanzialmente marginata, godeva di grandissimo rispetto. L'analisi che io appunto apprendo da Maria, perché per me era quel punto di riferimento, cioè una donna che aveva speso la sua vita appunto al pari di Piero Della Seta, di appunto di Aldo Natoli, contro la speculazione edilizia. E questo è secondo me il filo che ci ha legato così profondamente. E quindi io imparo da lei alcune tipologie d'analisi. E secondo me la svolta però avviene sia con la sconfitta dell'85, quando Maria continua a essere ascoltata come colei che ha capito quali erano i nodi che non erano stati affrontati dalle tre giunte, quella brevissima di Petroselli e le altre due. E siamo ancora nella fase, se posso dire, della speranza di riprendere un cammino. Cioè il tracollo dell'esperienza appunto della colta Maria Michetti avviene con le giunte che nascono con Veltroni e prima di lui con Rutelli. Quindi dal 93 comincia la china rovinosa, perché appunto le critiche di una persona che sapeva quali erano i nodi che strozzavano la città prima venivano comprese e quantomeno assimilate, magari parzialmente, ma assimilate. Dopo gli fanno il muro. Maria comprende questo fatto, donna appunto di intelligenza superba, lei comprende questo abbandono da parte della sinistra dell'elemento costitutivo di una sinistra. La sinistra nasce perché deve aiutare le periferie, la parte più debole della città, perché mentre appunto io continuo ad analizzare le trasformazioni della città perché è il mio ruolo, il mio mestiere, la mia passione, e condivido con lei tutto quello che avviene, a un certo punto in un colloquio che abbiamo, credo a casa, insomma, quindi molto, molto tranquillo, e lei mi dice guarda Paolo, che tutte queste cose che stai scrivendo e su cui stai ragionando hanno un tema comune, che è la vittoria del liberismo anche all'interno delle politiche urbane. Eravamo a Piazza San Giovanni in occasione di un movimento
per la pace, una manifestazione per la pace intorno agli anni, ai primi anni 90. Maria mi fece osservare che era mutato profondamente il senso della partecipazione a quella manifestazione. Mi disse: non c'è più il senso dell'appartenenza e della manifestazione come evento corale, collettivo, basato sull'appartenenza, ma è una partecipazione sostanzialmente individuale. La storia degli uomini, la storia del progresso umano e anche la vita degli uomini ci insegna che non c'è mai un traguardo di progresso, di civiltà, di umanità. Non c'è mai conquista civile, sociale, soprattutto per la parte più debole della società, più oppressa, più sfruttata, per i lavoratori, per l'emancipazione dei lavoratori. Non c'è mai un traguardo, una conquista che non debba essere difesa perché è minacciata e qualcuno vuole annullarla, e che non debba essere superata per andare a un traguardo di progresso di civiltà ancora più elevato e più grande. Questa è la legge della storia. Maria è stata una maestra di politica, di sociologia, ci diceva sempre, insomma, ecco, di approfondire queste cose, ma soprattutto è stata una maestra di vita, insomma, ecco, ci ha... E devo dire, ecco, che è stata anche una maestra molto severa, era molto severa. Soprattutto ci ha insegnato la cura delle relazioni, no? La cura delle relazioni, abbiamo detto, tra libertà e appartenenza, tra politica e cultura, tra maestro e allievo, ma soprattutto la cura delle relazioni tra le persone, insomma. Il ricordo più affettuoso era questa sua grande severità di giudizio, di pedagogia, e che io soltanto alla fine poi ho capito che conteneva una tenerezza, no? E forse ho solo il rammarico poi di non avere avuto tempo di coltivare di più questa tenerezza con lei. Quando lei aveva stima e considerazione di una persona, lei manteneva la stima e la considerazione di quella persona anche se in quel momento si trovava schierata in maniera diversa rispetto a lei. Era fiera di questi suoi legami profondi con il partito. Mi ricordo la sera che mi presentò Aldo Natoli e la fierezza con la quale rivendicava con grande affetto, con grande amicizia, con grande stima il suo protagonismo. Quell'incontro con lei e Marisa al Circolo Culturale Montesacro, in cui Marisa Musso disse una cosa molto elementare, cioè ci voleva molto più coraggio a fare quello che faceva Maria che a fare quello che facevano loro, che dicevano: noi andavamo in giro armati, se ci fermavano ci potevamo anche difendere, ma una che andava in giro portando stampa e volantini, se la fidavano. Quindi diciamo questa dimensione non eroica, no? Che è poi forse l'eroismo più profondo. Un ricordo vivissimo che io ho e quando appunto Marcello morì improvvisamente per un aneurisma, e allora io insieme con i miei nel pomeriggio stesso andammo appunto a trovare Maria, e eravamo sia io che Roberta, che i miei genitori, eravamo tremendamente commossi, non riuscivamo
praticamente a dire una sola parola. E allora Maria ci ha guardato con una voce forte. Se non suonasse surreale, direi con una voce serena. Ci ha guardato e ha detto: non piangiamo. E secondo me, in questo suo modo di accogliersi, c'era tutta Maria. Maria era una persona libera, per me una vera comunista. Vera comunista nel senso che la sua vita era spesa per il bene del popolo, ci credeva all'azione e la vedeva desolata di fronte alla deriva del partito in questi anni, che si era allontanato dalle lotte di base. Maria era una persona squisita, delicata. Ma quando dico vera comunista, dico il complimento più grande che io possa dire. Qualcuno che sognava di una società egualitaria e che spendeva la sua vita per realizzare i suoi ideali, e lo faceva con libertà. Maria era una donna libera, non aveva paura di esprimere le sue idee ed era emarginata all'interno del partito. Era anche, malgrado tutto lo spessore della sua personalità e il ruolo importante che ebbe nella fondazione del partito e prima di questo nella resistenza ai nazisti, rimaneva umile. Maria Michetti resta come un esempio straordinario. Lei ha accennato a un certo punto perché è rimasta nel Partito Comunista e non è uscita con quelli del Manifesto. No, perché lei vedeva la grande forza del Partito Comunista non nei dirigenti necessariamente, ma la grande forza rappresentata da queste norme, che poi sono le folle che hanno seguito i funerali di Togliatti, i funerali di Berlinguer. Il popolo reale, non il popolo, come dire, mitizzato, no, e neppure quello che ti vota, no, ma la gente così, il popolo, la storia dal basso, quelli che fanno la storia senza mai averne i meriti riconosciuti. Maria Michetti, da questo punto di vista, devo dire, merita anche per tutta la lezione che ne possiamo ricavare, merita di essere ricordata, ma non in maniera, come dire, commemorativa, cioè, va ricordata come una persona limpida, senza retorica, capace di risolvere i problemi, assolutamente legata alla piccola politica del giorno per giorno, ma questa era straordinaria, senza dimenticare i grandi ideali, eguaglianza e giustizia, una nuova società e così via. E questa, lei rappresentava un tipo di riformismo che in Italia non abbiamo mai conosciuto.